video, prodotti, i brochet. Buongiorno ragazzi. Allora, è passato un po' di tempo, ma ho avuto un po' di problemini. Allora, fuori è pomeriggio, però non c'è un sole bello e quindi sembra veramente, c'è una luce un po' così, ma dato che è un video che devo farvi vedere dei prodotti, non servono grandi cose. Vabbè, devo svegliarmi, devo guardarli. Ok, vi parlo di alcuni prodotti che ho preso da i brochet. Vediamo di vedere come farveli vedere. Allora, sostanzialmente ho preso delle cose che mi servivano, in quanto sapete che io sono una molto attenta per quanto riguarda le offerte e faccio sempre abbastanza dispensa. So che qualcuno non è d'accordo sul fare dispensa, ma a me sinceramente preme molto di più prendere il prodotto che mi piace ad un costo accessibile. Io per rifornirmi da Yves Rocher faccio sempre riferimento a Lucia Biagina, che ve li lascio qua. Lucia è un capogruppo Yves Rocher estremamente fantastica, l'ho conosciuta grazie a un aggancio con Anna Rosa. Se avete bisogno di qualsiasi prodotto potete chiedere a lei, e se volete anche lavorare in campo di Yves Rocher, appunto, vi può essere d'aiuto. Presto che tardi, ho preso tre saponi mani. Uno è alla mora e alla menta. Allora ragazzi, intanto il pack sono quelli nuovi, ok? Il sapone è da 190 ml di prodotto. A me lampone e menta piace da morire. Hanno la sicura, come potete vedere, e i prezzi eventualmente ve li lascio qua perché non mi ricordo, obiettivamente ce li ho da un po' in casa. E sono prodotti di origine 95% naturale, sono prodotti molto buoni, sinceramente hanno un pack anche carino da tenere proprio sopra al lavello o della cucina o del bagno. E ho preso questa profumazione, ho preso mango e coriandolo, che comunque è una profumazione che comunque c'è già ma adoro, e ho voluto provare la nuova fragranza, che ahimè non c'era il sapone lavamani, ho preso solo il bagnoschiuma dopo che lo vedete, questa qua, che è una profumazione molto 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 marina, alghe e sale dovrebbe essere, vediamo se... Oh signor, la preparazione, se prepareremo prima, forse, fermo mia ste figure da cioccolatini. Vabbè, comunque è molto marina, molto estiva anche. E questo è qua. Dovrebbe girarsi intorno ai 4,95 €. Poi, per non sbagliare, senza saperne leggere né scrivere, lei è stata gentile perché mi ha inviato questa, mancava la profumazione, come vi ho detto, una delle nuove, e mi ha inviato una delle mie profumazioni preferite in assoluto, ragazzi. Cioè, se questa voi non l'avete mai provata, dovete assolutamente provarla. Al chicco di caffè, sembra di farsi il bagno con il cappuccino. È veramente buono, poi lo preferisco anche d'inverno, un gourmand, ma un gourmand buono, cioè che non dà problemi. 400 ml, 4,95 € più o meno siamo lì. Della stessa linea ho preso questo marino, anche questo estremamente molto molto buono, maschile anche, questo secondo me piacerà un sacco a il barba. E poi ho preso questo, che dovrebbe essere, che è una nuova formula, una base lavante doccia 100% di origine vegetale, stemedisi anca, che gusto, Maria Santa, però è scritto tutto fiori di campo e erica, ia famo. Questa è una fragranza molto delicata, molto delicata.
Vediamo, poi a me piacciono sinceramente i bagnoschiuma e i brochet perché fanno una bella schiuma. Io solitamente mi faccio la doccia o non ho la vasca, ho la doccia, la metto la quantitativo su una spugna di quelle lì non molto naturali, ma ho anche quelle naturali, quelle marine, e fa molta schiuma, basta un pochissimo prodotto. E la cosa fondamentale dei bagnoschiuma di brochet, a mio avviso, è che non seccano la pelle come tanti altri. Poi ho acquistato, chiaramente ho fatto l'ordine principalmente per il mascara, lo sapete, il mio amore per l'Intense Metamorphose, e l'ho riacquistato. Sapete che l'avevo finito, era nei prodotti terminati, e quindi l'ho voluto riacquistare. Poi lei è estremamente gentile, lei mi inonda di campioncini, lei mi inonda di prodotti, lei mi inonda del miele, adesso mi ha inviato un miele della Val d'Aosta. Insomma, è una persona che vedevo di... mi ha riempito di prodotti e quindi non ho niente da dire. Mi ha mandato delle mini taglie di acqua micellare, queste qua a me vanno benissimo perché quando vado in montagna, così che vado via un weekend, 50 ml di prodotto. Questo che avevo utilizzato ed è un buonissimo prodotto, l'ho recensito anche sul blog, ed è l'aceto, quello per i capelli. Mi ha inviato questa, che devo ancora aprirla e sono curiosissima, che è la crema mani al monoi di Tahiti. Ragazzi, questa è una profumazione che a mio avviso si avvicina molto a anche il profumo che però non ho ancora acquistato, perché ho il mio di terracotta di Guerlain, ma è molto 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 simile. Poi non vi so dirvi la durata, ma di certo è molto simile. Mi ha inviato anche un Rich Cream Baume L'Oeuvre Lip Balm, sempre da 7,5 ml. Mi ha inviato dei campioncini di fondotinta e creme colorate, un rossetto, cioè ragazzi, mi riempi di cose, per non contare tutti i campioncini di queste versioni qua, che io adopero tantissimo. Quando io vado in montagna mi riempio il beauty di quelle cose lì, e tante volte non porto su neanche la mini size se devo stare via due giorni. Ecco, questi sono gli acquisti che mi ha inviato la Biagi, grazie, e ne farò buon uso. Come sempre, sono prodotti che io acquisto e riacquisto. Adesso, tra l'altro, sto adoperando un latte detergente e un tonico fotonico. Ecco, questi sono i miei prodotti che ho acquistato. Se volete acquistare il brochet, vi lascio il link nuovamente di Biagina. Vi auguro una buona giornata, un video rapido, corto, intenso, ma produttivo. Ciao.